Bentornati con Devil's Tuning Fork. Vi dico subito una cosa, cioè se troverete qualche cosa che magari non è uguale alle altre due parti è perché il gioco non prevede salvataggio. Io non lo sapevo, quindi mi sono dovuto rifare tutto di corsa, tutto fino a che non sono tornato qua. Quindi il nostro obiettivo era di arrivare a salvare questi due qua. E niente, questo gioco riguarda bambini che sono rimasti in coma, a quanto pare questo è l'unico bambino che può salvarli tutti con questa specie di metronomo, di quegli oggetti metallici che fanno la vibrazione, non so come si chiamano, crea queste vibrazioni, onde sonore, in modo da illuminare tutto il terreno, che altrimenti sarebbe buio così e non vedresti niente. Allora, ho scoperto che c'è una campana di là che non credo di aver mai suonato. Infatti, forse questa era la soluzione di tutti i nostri problemi. Invece no, perché quello ti porta alla fine. Quindi tecnicamente noi dobbiamo arrivare là prima. E c'è questo che ti porta là? No, è quello lì. Però ci deve essere qualcosa che ti porta là per forza. Questo dove sta andando? È questo che ti porta là. Quindi seguiamo questo, dai, veloce, per vedere dove sta andando. Vediamo un attimino. Vediamo dove va. Scende giù là, immagino. Quindi io devo tornare là. Ok. Allora, dov'è che scende? Sì, giù là. Quindi dai, muovetevi i pannelli. Ok, quindi ora sappiamo come arrivare là. Quindi ho dovuto rifare tutto il gioco di corsa, ci ho messo una ventina di minuti senza fermarmi a esplorare, facendo tutto. Grazie al cielo sapevo abbastanza ogni cosa, lì l'ho rischiata un botto. E ora vediamo cosa succede. Pensavo fosse come Dream, che quando esci ti tiene salvato i progressi. Invece no, e sarà uno di quei giochi da finire in un'oretta. Dai, tipo Demon Silver, quale domani dovrebbe uscire. No, forse. E no, quando caricherò questo uscirà con questo, Demon Silver parte 4. Allora, adesso aspettiamo, proprio lentissimo. I bambini hanno smesso di gridare, hanno smesso, non sento più rumori oltre che suono della musica altissimo dentro le mie cuffie, che quindi non è che sia la cosa più bella. E va bene all'inizio, ma dopo un po' inizia a disturbare. Dai, pannello, ascensore. Aspettiamo altri 10 minuti prima che si muova. Andando un po' in giro così. Oh! Io ce n'è uno, non fanno neanche più. Cioè, non si illuminano più, che abbiano già perso la speranza. Boom! Lo vedi, si muovono. Non ho bisogno che tu scenda. Oh, no, 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 no! Sono caduto! Dove sono? Sono ancora in quel posto lì dove ho salvato il bambino, vero? Sì. No, sono in mezzo. Devo. No, 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 non partire, non partire. Devo rifarmi tutta la strada. Pacco. Dai. Intanto scivola. Questi qua messi proprio fuori tempo. No, no, no. Sentite. Mi rivedete subito lì. Userò il teletrasporto. Ora, eccoci tornati. Qui siamo arrivati. C'è subito il pannello. No, 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 prendiamolo subito. Che bel teletrasporto. Tempo neanche un secondo, neanche un millisecondo. A quanto pare ha detto che il mostro non vuole che io li salvi e mi farà male, quindi sto ancora aspettando l'uscita di questo mostro.
E poi in realtà il mostro sono io. Potrebbe... Io sentito, secondo me quella teoria del mostro che potrei essere io, ce l'ho, potrebbe essere proprio fuori strada, però continua a dire che il mostro usa quest'arma. Veramente sono l'unico bambino che può muoversi, l'unico che ha trovato quest'arma e che la usa. Almeno mi senti i gridi del mostro, però potrebbe essere fatto apposta, ricordi a caso. Qui mi sembra l'uscita di Up. Dove mi stai portando? Devo saltare? Non mi si muove bene. Oh, ora è tornato a muoversi, dai mouse. Non so perché. Non si è bloccato. Non riesce a più muovere. Oh, ora posso muovermi. Magari perché ho detto teoria del mostro e quindi non potevo più muovermi. Vai! Ok, sono caduto. Mi sa che riuso il teletrasporto. Ora! Oh, che bello il teletrasporto, eh! In 5 secondi puoi arrivare dappertutto. Vi chiedete perché non uso il teletrasporto diretto per andare lì? Non ci sarebbe gusto, non sarebbe divertente. Però così vedo... Oh, questo sì che era un signor salto. Quindi finiamo Up così. E finiamo anche il gioco. Stai scherzando? Hey, honey. You're Ehi, piccolo. Okay. Andrà tutto bene. Ma stai scherzando? L'ho finito. Ci ho messo di più a rigiocarlo tutto che... dai, non potevate dirmelo prima. Beh, comunque come gioco era molto bello. Mi è piaciuto. Mi aspettavo il mostro, mi aspettavo qualcos'altro. Finirlo così, uscire dal coma così easy. Ho salvato tutti i bambini, va bene. Non mi ha detto cosa è successo ai bambini. Mi ha detto perché tutti cadevano in coma, c'era qualche motivo. Non so. Vabbè, ragazzi, questa parte sarà proprio breve breve. Mi dispiace di averlo saputo prima, però avevo finito il tempo massimo. Averlo saputo prima, avrei finito prima. Vabbè, da Devil's Unit Fork è tutto. Questo è tutto, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, anche se è corto, e mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. E basta, qui da Vettens è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.